Enrico proverà a fare CrossFit. Hai mai fatto Mai, CrossFit? mai, mai, mai. Oggi è prima volta? Prima volta, sì. Nella puntata precedente. I 10 motivi per il quale è bello vivere in Giappone. In Giappone è molto sicuro. Bani! Parrucchieri. Sedile, divento così. Onestà dei giapponesi. Vabbè, questo dipende un po' da persona a persona. Perché ognuno ha carattere diverso, quindi magari una ragazza che sempre sorride, sempre carina, ma non si sa cosa stia pensando, quindi non sembra così onesta quello che dice. Però in generale i giapponesi, quando succede qualcosa che magari ti faccio male, oppure non so, incidente, però chi ha colpa dice subito: ah, scusami, sempre dice che sono stata io. Cioè non è come in Italia che perché non dicono mai scusa, ma No. in Giappone chi è Beh, sì. stata colpa o comunque anche se non è colpa di, come si dice, cameriere, verso i clienti devono dire scusa. Per esempio, l'altro giorno, questo non è un discorso così grave e importante, però ti faccio un esempio un po' stupidino. Però, per esempio, ero col giapponese a caso a fare colazione, no? Pari giorni fa, e avevo ordinato un cappuccino, un caffè al ginseng, no? Mi sono passati 10 minuti, non è arrivato, al che vado lì e gli chiedo: ma scusa, ma quando arriva? Ma mi sono dimenticato, te lo porto subito. Cioè, sì, cioè in giapponese sarebbero scusati 1000 volte, forse non avrei neanche pagato. In Infatti, Italia, dai, no? Oh, non ti preoccupare, arrivo, adesso lo so passo. reale, so Mi sono reale, Gukatsu. dimenticato. E faccio, sì, ho capito, vabbè. So, watashi no se janai. Sì, Sì, come certo. dice, non è colpa mia, mi Sì, sono devo dimenticata. dire, cioè, ci sono delle cose che mi piacciono un sacco di questo modo di pensare italiano, perché è più rilassato da certi punti di vista. Perché ogni tanto ci sono delle volte che i giapponesi veramente quando si scusano non la finiscono più. E su un discorso così è una cosa un po' stupidina, e vabbè. Però su cose più grosse, diciamo, importanti, per esempio, metti, cos'era il ministro dell'economia che era venuto in Italia? Non si sa se si era ubriacato. Ma Come si chiamava? perché? Ma se da che so, a Adesso. coconutte Sì, te cioè questo ne è che non mi diventato ricordo il rosso. nome, ve lo metto qui il nome di questo ministro che era venuto in Italia. Non si sa se si era ubriacato, non so perché, però ha detto che tipo aveva preso delle medicine, poi aveva bevuto un bicchiere, ho letto un sacco di storie, però si è dimesso subito. C'era anche un insegnante, non mi ricordo che cosa era successo, però hanno scritto magari qualcosa su una parete, su qualche monumento, l'hai sentito? No. Avevano scritto questa cosa qui e anche lì si è licenziato l'insegnante. No? Non so se questa. Adesso non mi ricordo la notizia precisa, però ve la scrivo qui. Mi ricordo che era successa una cosa simile, si tratta di anni fa. Io quando faccio appuntamento con gli amici italiani o con gli amici giapponesi, mi fido di più con gli amici giapponesi perché loro di solito non tirano pacco. Invece in Italia spesso è sempre una cosa facile da cancellare. Invece per me è importante Eh l'appuntamento. sì. Invece loro dicono: ah, no, no, oggi alla fine non c'è tempo, la prossima volta. Invece in Giappone, una volta che decidiamo di incontrare anche solo per un caffè, ma ci teniamo di più. Eh sì, devo dire che in Giappone se dite, non lo so, magari ci vediamo tra 3 giorni, devi andarci praticamente, non è che c'è Sì. scuse. Io devo dire che, vabbè, adesso anche tu immagino, conoscendo un po' più come funziona in Italia, ti rendi anche un pochino più conto che, vabbè, funziona in modo diverso, quindi non è Sì. che c'è, noi non è che stiamo dicendo qual è il modo giusto o sbagliato, stiamo dicendo che ovviamente lei, essendo una giapponese in Italia, si è dovuta abituare a questo modo di fare in Italia, perché a me, se uno mi dice tra 2 settimane alle 3 ci vediamo per un caffè in Italia, dico: ma sì, scrivimi tra 2 settimane e poi vediamo. Invece in Giappone è abbastanza normale. Sì. Io quando torno in Giappone, per esempio, a dicembre fine anno, e avviso ai miei amici che a settembre, per esempio, a dicembre torno a casa e loro dicono: che bello, allora io prenoto un ristorante e ho prenotato alle 6:30 il 27 dicembre. E poi non ci sentiamo per 3 mesi, ma quel giorno ci siamo lì alle Sì. Sì. 6:30, lì. Cioè, se non ti dici niente, Vuol dire che è sicuramente. confermato. Se invece magari, non lo so, la settimana prima non puoi, devi disdire. Sì, Però se non sì. disdici, uno ti aspetta, Sì. capito? Poi, treni. L'abbiamo Treni detto 1000 volte, però funziona vabbè. bene, sempre arrivano e poi non sono in ritardo E come. pulitissimi, li tengono Sì, sempre bene, quindi. comodissimo. Quella è una cosa che mi piace. E poi soprattutto è che proprio anche se tipo cerchi le applicazioni, ti dicono già praticamente l'uscita, sai già che. Io non riesco Quanto a tempo? capire, sono a Milano e devo prendere un treno magari per andare, che ne so, a Verona, e fino a 5 minuti prima non esce il Sì, binario. Ma oggi era perché? così. L'ho aspettata a Milano per Venire venire a a Bergamo. Bergamo Ho e non. aspettato sempre così.
L'altra volta mi è capitato che non era ancora uscito, ma è arrivato il treno. Ma questo treno dove va? Non si sa. Questa è una cosa stranissima, perché io non riesco a capire. In Giappone non succede, lo sai già che binario è, ma sì. Tipo, già se controllo i treni tra una settimana, posso già vedere a che binario arrivano. Ma arrivano sempre gli stessi carrozza. Binari. Sì. Questo in Italia non sempre, cioè a volte devo correre perché carrozza è di là. Sì, quello è un po' complicato. L'ultima cosa, vabbè, questo siccome abbiamo esaurito il tempo, dobbiamo correre in palestra adesso. Sei pronta? Ma insomma. E vabbè, comunque vabbè, l'ultima cosa la dico sulle palestre. Allora, adoro le palestre in Italia, mi piace che ti parlano, però se siete delle persone un po' riservate e insomma non vi piace parlare con gente a random in palestra, che magari non lo so, state facendo un esercizio male, però in Giappone nessuno ti viene a dire niente. In Italia vengono a farti vedere come farlo, anche a Los Angeles. Che ti dico, non sto dicendo che sia una cosa più bella o più brutta, anzi a me piace anche quando mi insegnano come fare un esercizio meglio, però a volte vuoi stare da solo. E in Giappone è perfetto perché non ti parlerà mai nessuno. Io in 3 anni in palestra in Giappone. Anche questo è rispetto, Sì, è rispetto degli spazi, per esempio. Io dovrei stare così, tipo. Vabbè ragazzi, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Volevi dire qualcosa? Ma te! Adesso andiamo in palestra! Come va? Bene. Io le stavo facendo l'Insta Story, mi sono messo qui sotto e mi sono arrivate 2 pedate in testa. Ho dato calcio. Vabbè, dai, è stato bello. Barbie son plate, ve li ricordate? Sai che cosa sono i Barbie? Sono 6 kg, 3. 6 kg? 6 kg. No, è quella da 3. Ah, è quella da 3. Ah, sono 6 libre. Brava. Molla che ti do quella vera da 6 kg. Adesso c'hai quella da 6. Morì. Ok. Via Morì. Mani belle aperte. Brava, appiccicata a te. Vai. Vai, Erico. Bravissima. Sì, bella dura. Vai. Brava! Questa la devi saltare, devi saltarci sopra questa. Brava! Hai visto chi c'è? C'è un'altra Seba. Ma perché sei vestito uguale a me? Adesso mi bevo le proteine e si va a fare aperitivo. Kanpai! Erico però sei andato in palestra, hai faticato, quindi ci sta, no? Buono? Buongiorno!
Ci siamo svegliati un po' presto questa mattina per... Se va gentilmente mi ha preparato il caffè lungo americano. Ecco il momento della colazione. Ma cos'è quello yogurt, Erico? La pesca. Buono. Buono? Come si... Buono. Oggi cosa facciamo, Erico? Non ho ancora capito cosa dobbiamo fare. Sinceramente.